Una macchina nuova di serie, pulita, motore a posto, fatto l'ultimo tagliando, tutto funzionante, lucida, verniciata, curata nelle sue rifiniture. Il cambio a cloche piccolo, finito allo snodo con un soffietto in finta pelle, lucida, trapuntata. Il posto per gli spiccioli, un rettangolo modernissimo, nero, zigrinato. Portaceneri a sportelli di plastica, neri opachi, perfettamente funzionanti. Una mano di uomo bianca, poco pelosa, si muove piano, apre un deflettore. Il vetro scivola, stride leggermente, un rumore sottile, acuto. Poi silenzio. Una testa si avvicina, si appoggia al vetro. Una goccia cade adagio dalla fronte, ferma, immobile. L'uomo è fermo, immobile. Anche la macchina è ferma, immobile. Un'autostrada di macchine ferme. Molte, moltissime macchine ferme, una fila di macchine ferme. È successo qualcosa, rumore di clacson, sirena, luce intermittente. Sì, qualcosa al chilometro 107, un camion. Ancora silenzio. La fila è ferma, qualcuno scende. Silenzio. Un silenzio assurdo. Si sente parlare in inglese, lontano, a bassa voce, come in un sogno. Ancora sirena lamentoso, vattata, lontana. Si risale. La fila procede adagio. Qualche sorpasso timido, emozionante. 120, 150, 190. Lampeggiatore sorpasso, clacson. La prima galleria, luci di posizione. Lampeggiatore sorpasso, la seconda galleria. Il paesaggio si muove, non è più orizzontale. Macchie verdi in alto, in basso. Si distende a scalette, saltellante, gradevole. Galleria, buio, luce. Galleria, buio, luce. Galleria, buio, luce. Apertura, ci siamo. Il mare, il mare, il mare.